ancora Edoardo Firpo e la Resistenza hanno parlato a Maurizio Lastrico, hanno parlato a tutti noi, e io mi voglio attaccare proprio all'intervento di Lastrico, all'episodio dei Martiri di Trabasco e alla poesia di Firpo. Sono state citate due persone, Renato Quartini, nato nel 1923, giovane operaio dell'Ansaldo, quindi aveva 22 anni quando l'hanno fucilato, ferito in combattimento, partecipante dei GAP genovesi, catturato, gli amputarono una gamba e lo condussero poi su all'esecuzione, privandolo delle stampelle, costringendo due suoi compagni a caricarselo in spalla per portarlo alla fucilazione. E poi Arrigo Diodati, colui che sopravvisse, Franco, nato alla Spezia nel 1926, anche lui un ragazzo di una famiglia antifascista che era emigrata in Francia. La guerra l'aveva colto in Francia e aveva aderito alla Resistenza francese, al Maquis, per poi tornare in Italia e partecipare alle vicende della Resistenza italiana, vivendo questa storia da incubo, di cui poi poté essere per questi motivi assolutamente fortuiti testimone. E ancora un'altra persona, Edoardo Firpo, il nostro grande poeta, che viveva facendo l'accordatore di piano, profondamente antifascista, che dedicò appunto alla Resistenza alcune delle sue rime più belle. Sono nomi di persone che vissero allora. Ieri ho partecipato a due iniziative, una nello stabilimento di Ansaldo Energia, una a Palazzo di Giustizia, e in tutti e due questi luoghi mi sono soffermato davanti a lapide come quelle di oggi al Ponte Monumentale, dove sono scolpiti, incisi nomi di persone, tanti nomi di persone. E noi ci domandiamo, secondo se è giusto che lo facciamo, ma chi erano? Che cosa fecero? Ad esempio, siamo in questa piazza, Piazza Matteotti. Siamo abituati a dire Piazza Matteotti, ma chi era Matteotti? Giacomo Matteotti, un avvocato, un parlamentare socialista che si oppose al fascismo violento, squadrista degli inizi, che denunciò i brogli elettorali e fu ammazzato per questo. E non è che paura di farlo, non si tirò indietro quando i poteri forti dell'Italia di allora strizzavano l'occhio a qualcosa di più al regime fascista. Quindi tante persone, tante vite, tante scelte. Ecco, questo della scelta è un tema fondamentale, perché furono persone che scelsero e si poteva scegliere in modi diversi. Nel 1931 il regime fascista impose ai professori dell'università italiana di allora di giurare fedeltà al regime. Erano 1200 circa i professori dell'università italiana, 12 rifiutarono di giurare fedeltà al regime, persero il posto di lavoro. Altri avevano in altri modi, ferrovieri, tutti coloro che erano al confino, che erano in galera, avevano deciso di opporsi al regime. Decisero di opporsi al regime il 90% dei soldati italiani fatti prigionieri dai tedeschi dopo l'8 settembre del 1943 e deportati nei campi di prigionia in Germania. Erano 600.000 persone. Ad esse la Repubblica Sociale Italiana propose la libertà in cambio dell'arruolamento nelle file e ritorno a casa, la fine della prigionia, in cambio appunto
dell'adesione, la libertà in cambio dell'adesione alla Repubblica Sociale, il 90% di essi disse no. Una parte di coloro che tornarono in Italia poi peraltro si unirono anche successivamente alle formazioni partigiane. Quindi le possibilità di scegliere erano diverse dal 1922 in poi. Nel 43-45 le possibilità di scegliere si ampliarono molto. Nell'Italia in guerra, in cui l'apparato coercitivo del fascismo e anche del nazismo non riusciva più a controllare tutto, ci provava ma non ce la faceva, e si poteva scegliere, e la scelta era impegnativa. Perché si sceglieva? E anche qua, sul tema della scelta, del perché, dopo aver sottolineato la possibilità di scegliere, dobbiamo domandarci perché si sceglieva, per cosa. Intanto io dico che si sceglieva contro, contro il fascismo. Quindi era giusto essere contro qualcosa. Nella vita è giusto essere contro qualcosa. Allora si era contro il fascismo e contro tutto quello che il fascismo aveva rappresentato. La cancellazione di libertà fondamentali, politiche e civili, contro un'idea di società in cui ad esempio alla donna era assegnato un ruolo circoscritto, definito, subalterno, contro il razzismo e contro la guerra. Il fascismo ben prima della Seconda Guerra Mondiale, perché era nel suo DNA essere razzista, essere bellicista, attaccò un popolo che all'Italia non aveva fatto nulla, il popolo etiope. Sui villaggi etiopi Mussolini diede l'ordine di usare il gas benefici ammazzando dei civili, quelli che adesso noi considereremo a tutti gli effetti dei crimini di guerra, perché tali erano. E allora la scelta era essere contro il fascismo, ma era anche per qualcosa, ovviamente per dei valori di opposizione totale e per un'idea di società. E le persone che si schierarono contro il fascismo erano diverse tra di loro, per esperienze, per culture, per tradizioni, per informazione, e riuscirono nelle loro diversità, che non dobbiamo mai dimenticare, perché la resistenza è stato un grande movimento di persone anche diverse tra di loro, ma unite. E perché riuscirono a essere unite? Perché ci fu un elemento che costruì l'unità tra tante persone diverse tra di loro. E questo elemento lo definiamo con una parola, che adesso non piace per motivi anche comprensibili, giustificati, ma che è una parola che per Matteotti, per i resistenti, per tutti quelli che avevano combattuto allora, che venivano da una tradizione di impegno, aveva un grandissimo valore e deve avere un grandissimo valore. E questa parola è politica. La resistenza fu un grande momento della storia politica di questo paese, perché politica è avere un'idea di società e scegliere per impegnarsi, per costruire un paese con determinate caratteristiche, per opporsi ad altre visioni che sono inaccettabili del paese. Questa è la politica. E allora si fece. E allora la politica, la battuta è fin troppo facile, l'impegno politico significava sacrificio della vita. Ci sono delle testimonianze che dicono che l'accanimento degli aguzzini nazifascisti nei confronti dei politici, quelli che loro consideravano politici, era particolare, perché volevano proprio scardinare le idee oltre che massacrare le persone. Allora la politica non era la ricerca del vitalizio, era il sacrificio della vita, il rischio del sacrificio della vita. E questa straordinaria stagione dell'impegno civile
della sofferenza degli italiani produsse un grande risultato politico, la nostra Costituzione, che è intrisa di valori, i valori della sovranità popolare, l'idea di una società giusta che tenda all'eguaglianza, una società che rifiuti il razzismo, che rifiuta la guerra, che prevede per i cittadini diritti e doveri. Oggi noi ricordiamo la storia, la nostra storia di 70 anni fa, ed è importante conoscerla e ricordarla e fare quindi un lavoro sulla nostra memoria. Se perdiamo la memoria, cambia la nostra identità. La memoria negli individui e in una collettività è un fattore costituente della nostra identità, quindi dobbiamo essere consapevoli. La memoria è anche riflessione critica, non è retorica, è esercizio critico costante. E quindi oggi noi dobbiamo riflettere su quella pagina di storia, fare un esercizio di memoria e con questo contribuire a costruire giorno dopo giorno la nostra identità, che è un'identità di persone democratiche, antirazziste, che rifiutano la guerra, che aspirano alla giustizia, che hanno un senso dei diritti e un senso dei doveri dei cittadini, come la Costituzione ci ricorda. Ci fu una frase molto bella, per certi aspetti anche contestualizzabile storicamente, di una persona che diede un grande contributo all'elaborazione della Costituente per arrivare a stendere la Costituzione, un grande giurista, Piero Calamandrei, che nell'Italia degli anni 50, quando ancora si era molto vicino, perché adesso sono passati 70 anni, nel giugno del 60 a Genova ne erano passati soltanto 15, coloro che avevano 25 anni o 20, che erano in montagna nel 1960 avevano 35 anni, erano sotto i 40, i ricordi erano di un certo tipo. Adesso a 70 anni di distanza ovviamente il nostro approccio non può essere identico, ma c'è un filo rosso. Allora Piero Calamandrei coniò uno slogan, era una parola che allora non si usava, comunque una frase che aveva un senso profondo, diceva: ora è sempre resistenza. Io aggiungo una cosa, in un contesto molto diverso, in cui noi 2015, a 70 anni di distanza, un nuovo secolo, nuovi equilibri mondiali, nuove dinamiche, ma gli stessi valori, possiamo dire adesso e domani tocca a noi e dobbiamo essere all'altezza.